Ciao a tutti, eccoci oggi a questo video dove vi presenterò una serie di accessori, un kit per essere precisi, che si chiama kit Strobis ed è dell'azienda Interfit, che è distribuita in Italia dalla Mafer. Come vedete la mia scrivania è un po' invasa da tutti questi accessori, che sono tutti i pezzi, i componenti di questo kit. Questo kit nasce per fornire una serie di accessori di diversa tipologia per modificare la qualità della luce dei flash a slitta, di cui sapete che mi occupo in maniera specifica io. Flash a slitta, come sapete, hanno bisogno spessissimo di essere accessoriati con qualche tipologia di accessori particolare, perché la loro qualità della luce è a volte un po' troppo poco controllabile, troppo dura, troppo inidonea per certi tipi di lavori. In questo caso il kit nasce proprio per supplire a questo tipo di problematica per quanto riguarda soprattutto la fotografia di ritratto. Infatti questo kit nasce per la fotografia di ritratto. Infatti si chiama Strobis Portrait Kit, quindi kit ritratto. Il cuore di questo kit è rappresentato da questo oggetto, questo adattatore che vedete, nero, di plastica semi-rigida nella parte posteriore e di plastica rigida nella parte superiore, frontale, diciamo. Vedete com'è costruito, più o meno, magari nel dettaglio non lo vedete, però adesso quando lo utilizzeremo con gli accessori sarà più chiaro. Innanzitutto la cosa da fare è quella di montare questo adattatore sopra al mio flash a slitta. In questo caso, ok, stiamo usando un flash di Onio YN560. Come vedete, questo adattatore è entrato semplicemente sulla parabola del mio flash e da qua in poi possiamo montare tutta questa serie di accessori. Come semplicissimamente prendiamo ad esempio questo snoot, possiamo montarlo semplicemente facendo incastrare in quelle sedi che sono nate apposta per pinzare l'accessorio e per mantenerlo in modo stabile sopra all'adattatore. Facciamo una rapida carrellata innanzitutto di quello che trovate all'interno di questo kit a livello di accessori. Oltre all'adattatore che avete appena visto, abbiamo appunto un accessorio che è una versione piccola di quegli snoot che si utilizzano anche con le monotorce da studio, che serve a concentrare il fascio di luce per renderlo più concentrato, puntiforme, e quindi per andare a illuminare delle porzioni ben settoriali del nostro soggetto. Quindi in questo caso per rendere la luce ulteriormente dura e ulteriormente concentrata, e per fare anche una cosa abbastanza importante, che è quella di rendere tondo un fascio di luce che solitamente non lo è, perché dalla parabola del flash esce un fascio di luce di dimensione differente, di forma differente. Allo snoot è possibile anteporre queste, vedete che sono le griglie che concentrano ulteriormente il raggio, e ce ne sono di due tipologie, una meno fitta che è questa e una più fitta che è questa che ho montato. Adesso non so se si vede ovviamente la trasparenza, ma presumo che lo vediate dal video. Che cosa fanno le griglie? Semplicemente rendono ulteriormente concentrato il mio fascio di luce. Più la griglia è fitta e più il raggio è concentrato, per enfatizzare ulteriormente quello che fa il nostro snoot. Quindi in questo caso questi accessori nascono con l'idea di una maggiore concentrazione e settorializzazione del mio fascio luminoso. Mettiamo un momento da parte in questa zona e andiamo a vedere un altro accessorio molto interessante, che è questa griglia invece di dimensioni più generose, che va montata direttamente sull'adattatore. Okay. In questo caso abbiamo la possibilità anche qui di concentrare il fascio luminoso in un modo abbastanza
differente da quello dello snuto, ovviamente perché la dimensione è superiore, quindi di renderla una luce sì concentrata ma non esasperata come quella che può essere il fascio di luce che esce dallo snuto. Quindi in questo caso potrebbe essere utile anche per una tipologia di ritratto un po' drammatico, dove la luce deve essere particolarmente settoriale e illuminare magari soltanto il volto ma non il resto del corpo. Ecco, un'applicazione di questo tipo non sarebbe fattibile con lo snooter e la griglia, perché questi due accessori assieme tra di loro o comunque anche separatamente rendono un fascio veramente veramente ancora più focalizzato, quindi in quel caso sono gli utilizzi sono quasi esclusivamente per luci di effetto. Passando ancora in rassegna troviamo questo che vedete qui, che è la cosiddetto barn door, le bandierine diciamo laterali, che possono essere anch'esse applicate come vedete sul mio adattatore. Adesso ve le applico correttamente. Ecco qua, perdonate, ci ho messo un attimo. Ok, una volta fissate, anche qua, che cosa è possibile fare ovviamente? Regolare a nostro piacimento l'inclinazione di ognuna delle quattro bandiere per concentrare la luce in una posizione particolare, e anche con delle forme specifiche, ad esempio utilizzando soltanto quelle laterali per andare a fermare la luce da raggiungere le zone laterali, oppure soltanto utilizzando quelle frontali per impedire che la luce vada nella parte superiore e inferiore rispetto della nostra scena, insomma. Oppure tutte e quattro, anche qui è regolabile un po' l'inclinazione a seconda di come voi volete. Anche qui quindi un accessorio un po' per settorializzare la luce. Adesso andiamo a vedere qualche accessorio che invece ha una funzione ben diversa, cioè che è quella di diffondere e quindi migliorare la morbidezza della luce. Il primo strumento che troviamo si trova in questa borsettina, vedete il marchio Interfit. In questa borsettina sono presenti una serie di oggetti che vi vado a mostrare, e sono quattro bacchette di un materiale estremamente flessibile, una sorta di fibra di vetro o qualcosa del genere, una struttura diciamo di materiale sintetico e un diffusore per la parte frontale, e tutto questo avrete capito che serve a costruire un softbox di dimensioni abbastanza generose. Softbox che permette ovviamente la diffusione, in questo caso, della mia luce. Ora, siccome ci vuole un po' di tempo per montare questo softbox, magari a livello di video saltiamo la parte in cui io lo sto montando e poi ricominciamo il video da quando io lo avrò montato. Eccoci tornati, eccoci qua con il softbox montato come vi dicevo prima. In questo caso ci si mette un po' di tempo, quindi vi ho evitato la parte in cui io lo stavo montando. Non è un'operazione rapidissima e neanche semplicissima, però diciamo che quando è montato poi il softbox è molto bello, molto buono, perché comunque rimane bello rigido e come vedete ha una dimensione piuttosto generosa. Il diffusore frontale permette ovviamente la diffusione del fascio luminoso in modo che sul vostro soggetto arrivi una luce nettamente più morbida. Ora non potrete magari vedere il lampo del flash, che sul video spesso viene perso, però ok, qualcosa probabilmente vedrete. Vediamo se magari vedete su questi oggetti il lampo. Bene. Vi consiglio, se utilizzerete questo kit e utilizzate molto il softbox, di acquistare un adattatore in più, perché
Questi adattatori che vi ho fatto vedere all'inizio sono disponibili in anche diciamo sfusi, quindi potete comprarne un paio invece che uno e quindi avere la possibilità magari di tenere montato durante uno shooting, durante un lavoro, il softbox con un adattatore e avere gli altri oggetti montabili invece sul secondo adattatore. Detto questo, oltre a questa piccola difficoltà nel montaggio, il softbox è comunque valido perché dà una mano sicuramente alla diffusione della luce. Non ha il doppio diffusore che hanno i softbox, tra virgolette, professionali, come vedete è totalmente vuoto, c'è un solo diffusore, però la luce viene comunque diffusa in maniera gradevole. Ora, in maniera abbastanza rapida, vi vado a smontare il softbox, così capite anche un po' qual è il meccanismo. In pratica vanno sfilate queste bacchettine che vengono inserite in alcuni fori che stanno all'interno del softbox. Ecco qua, vedete che l'operazione non è facilissima, però una volta presa la mano la si fa e, come vi dicevo, è cosa magari migliore se vi procurate un secondo adattatore in modo da mantenere montato il softbox e non doverlo montare e poi smontare subito dopo. Bene, un altro accessorio che può essere utile per la modifica della qualità della luce, in questo caso per diffonderla e quindi anche qui renderla un po' più morbida, è questo accessorio che vedete più che è qui, che è una sorta di piccolo beauty dish. Le beauty dish che si usano in fotografia di ritratto, beauty e fashion, hanno ovviamente una dimensione molto superiore, però per un kit portatile ovviamente è stato contenuto il tutto in un diametro molto ridotto. Questo ovviamente vuol dire che la luce sarà un po' più dura di un beauty dish normale, classico, però sicuramente dà un aiuto a migliorare la qualità. E ovviamente non vi posso in questo momento far vedere esattamente che tipologia di luce emette, però sappiate che è una luce ancora abbastanza dura, sicuramente migliore di quella che si ottiene con il solo flash a slitta. Metto da parte anche il beauty dish e vi faccio vedere quest'ultimo accessorio, che è un po' strano e che è una sorta di sfera che, se montiamo il tutto sul mio flash, vi faccio vedere che serve ovviamente ad emettere una luce a 360 gradi, quindi una diffusione totale che può essere utile ad esempio per illuminare una stanza in maniera uniforme senza creare particolari effetti di ombra. Quindi potrebbe essere utilizzata sia come luce principale e singola all'interno di una stanza, oppure come luce di schiarita generale per poi con una seconda luce andare a illuminare in maniera più dettagliata il soggetto. Quindi anche questo potrebbe essere assolutamente utile. Io ogni tanto lo uso anche come luce d'effetto per fare delle cose un po' strane, magari fare entrare il tutto all'interno di una foto. Comunque, a livello di creatività, tutti questi strumenti vi aiutano a pensare, a fare delle cose un pochino differenti dalla norma con i vostri flash. A livello qualitativo il prodotto è abbastanza buono perché si fa largo uso di metallo, ad esempio qua lo snoot è in materiale metallico, nero ruvido e pare anche abbastanza durevole. Le griglie all'interno sono in materiale metallico, quindi a meno che non le colpiate in maniera forte e con un oggetto duro, insomma, dovrebbero durare per un bel po'. Anche le piccole griglie per lo snoot sono totalmente in metallo e questo ad esempio è un materiale plastico, però buono, piuttosto robusto e rigido. Il softbox
è in materiale sintetico, nylon, come vi dicevo, con le stagnettine, scusate, in fibra di vetro, e quindi dovrebbero essere piuttosto durevoli anche loro. L'ultimo prodotto, l'ultimo accessorio, il Beauty Dish, è anch'esso in metallo, quindi anche lui un prodotto comunque solido. Può essere eventualmente tolto anche il piatto centrale, che è comunque la caratteristica principale del Beauty Dish, e quindi se lo togliete perdete un po' il senso di questo accessorio. Che dire, è un kit che sicuramente dà una mano a creatività e dà una mano a utilizzare i flash nella famosa filosofia strobist, quindi staccati dalla fotocamera e molto meglio se in totale manualità, e può essere un aiuto per la creatività e quindi per la versatilità della vostra luce. Non è ovviamente il tutto portatilissimo, però è il più portatile che si può, nel senso, oltre a queste dimensioni bisogna un po' diciamo pensare a qualcosa che si possa ripiegare, e non tutto ovviamente si può ripiegare. Una griglia di certo o uno snoot non può essere ripiegato, a meno che non ve lo costruiate voi in cartone, cosa che è anche possibile farlo. Come anche il softbox può essere tutto richiuso e inserito nella busta, quindi da questo punto di vista è piuttosto portatile. Se ve lo consiglio, io direi di sì, perché è un prodotto che col quale io ho lavorato parecchio e l'ho trovato assolutamente utile. In Italia lo trovate da diversi negozi specializzati, oppure potete andare a vedere direttamente il sito Interfit per sapere un po' le caratteristiche e diciamo quello che è disponibile, gli adattatori disponibili, perché ovviamente questo adattatore è disponibile per differenti flash a slitta, quindi lì dovete un po' comprare quello adatto al vostro flash. Se avete qualche dubbio potete quindi visitare il sito dove troverete il prodotto e troverete tutte le caratteristiche spiegate in maniera dettagliata con anche un po' di foto. Dal mio punto di vista, come vi dico, è un prodotto assolutamente valido che può dare sicuramente una mano. Ad esempio io ho trovato molto molto gradevole la griglia tonda, che in certi casi mi dà una luce piuttosto settoriale senza che sia esageratamente, insomma, esageratamente forte, e quindi è una giusta via di mezzo, anche per il fatto che rende tonda l'emissione della luce. Il fascio, insomma, viene reso un pochino più dolce per il fatto che la forma è tondeggiante. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo piccolo video di illustrazione del prodotto vi sia utile e che possiate trovare in questo prodotto uno degli ausili per dare una mano a fare fotografie migliori, più belle, più interessanti e più creative, perché questo ovviamente è lo scopo principale di tutto quello che facciamo noi amanti dell'illuminazione portatile. Vi ringrazio ancora, vi saluto e a presto da Paolo Neroz. Ciao!